Autonomia differenziata. Appello del presidente Anelli. Garantire l'eguaglianza dell'assistenza per tutti i cittadini. Disturbi alimentari. Dal governo fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza. Scadenza farmaci. Sollecitato dalla FNOMCEO l'intervento di EMA e AIFA sulle informazioni delle case farmaceutiche. Con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, l'Aula del Senato, nella seduta di martedì 23 gennaio, ha dato il primo via libera al disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata ed ora la parola passa alla Camera per la seconda lettura. Numerose le materie di legislazione concorrente, ossia di comune competenza di Stato centrale e regioni o di esclusiva competenza centrale, che in base al progetto di legge sull'autonomia differenziata potranno passare integralmente a carico degli enti regionali. A creare allarme però sono soprattutto le conseguenze per il sistema di istruzione e per quello della sanità. Ed è proprio un ulteriore decentramento dell'assistenza sanitaria a far discutere e ad accendere il dibattito tra le forze politiche e in particolare nel mondo della professione medica, per il rischio che per i cittadini delle regioni in difficoltà, soprattutto al sud, possano crescere disagi e disuguaglianze. Una preoccupazione diffusa su cui si è fatto immediatamente interprete il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato approvato dal Senato. Ora passerà alla Camera per un'ulteriore, ovviamente, discussione e poi sarà sottoposto al voto dei parlamentari. Il tema, come sappiamo tutti quanti, crea un dibattito nel Paese. Alcuni ritengono che sia uno spacca Italia, altri invece che migliori invece attraverso l'autonomia la gestione. Quello che preoccupa i medici è che si possano in qualche maniera aumentare le disuguaglianze. Noi pensiamo che questo sistema dell'autonomia differenziata dovrebbe essere accompagnato da uno studio che dimostri come una modifica, un'accentuazione del regionalismo possa migliorare, rendendo tutti gli italiani uguali davanti alla salute. Certo, negli ultimi 23-24 anni le differenze tra regioni sono rimaste tali e forse in qualche caso sono anche aumentate. Di qui la preoccupazione di tutti è che un regionalismo così accentuato possa ancora una volta aumentare e non diminuire le disuguaglianze in questo Paese. Sono 3 milioni in Italia le persone alle prese con disturbi alimentari, con un aumento dei casi nel post-pandemia fino al 35%, soprattutto tra gli adolescenti. Per questa fascia d'età, anoressia, bulimia e altri disturbi del comportamento alimentare rappresentano, dopo gli incidenti stradali, la seconda causa di morte. Eppure ad oggi risulta che le regioni e le province autonome hanno impegnato il 59% del finanziamento assegnato dal Fondo Nazionale per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare e hanno speso solo il 3% del finanziamento complessivo. In questa situazione il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di intervenire su due livelli. Il primo di carattere temporaneo, con uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2024 per fronteggiare l'emergenza, fino all'approvazione dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che comprenderanno anche i disturbi alimentari. Il secondo intervento di carattere strutturale e definitivo, pari a 50 milioni nel 2024 e 200 milioni nel 2025. Misure queste valutate molto positivamente dal vicepresidente della FNOMCEO Giovanni Leoni, consapevole della gravità della situazione e della necessità di intervenire in profondità soprattutto sulle nuove generazioni. Grande dibattito in questi giorni a livello politico su quelli che sono i disturbi alimentari, disturbi di alimentazione incontrollata, anoressia nervosa, bulimia nervosa, una patologia che interessa 3 milioni di cittadini italiani, il 5% della popolazione. Il 96% sono donne
e nell'ultimo anno ci sono stati 4.000 decessi. Una strage è secondaria solo a quelli degli incidenti stradali. Le patologie importanti con un aumento del 40% post pandemia. Una malattia delle nazioni evolute, dove c'è un benessere, ma ci sono anche degli stereotipi, delle problematiche di identificazione dei giovani o di disturbi incontrollati o dei suggerimenti a un'alimentazione assolutamente nociva per il fisico ed eccessiva. Fisico è un corpo umano che deve avere un bilanciamento tra entrate e uscite per quanto riguarda quelle che sono le alimentazioni e le possibilità che la vita moderna ci dà adesso di assunzione in maniera importante di calorie in poco tempo, con bassi consumi. Per questo il ministro Schillaci ha stanziato in maniera ora strutturale 50 milioni per il 2024 e 200 milioni per il 2025. Questo per un aumento importante di quelle che sono tutte quante le attività esenti ticket, sia come visite che come consulenze psichiatriche o di altri specialisti, sia come anche gli esami del sangue, un'operatività che si è resa necessaria per questo tipo di contrasto a queste patologie. Da notare anche quelle che sono gli aumenti in questo periodo della chirurgia per ridurre quelli che sono gli effetti poi di un'alimentazione incontrollata, cioè la grande obesità, ha con percorsi assolutamente però identificati in maniera precisa, perché questa è l'ultima spiaggia per correggere dei disturbi che ormai hanno superato la possibilità di un ritorno con una dieta normale. Il 95% dei farmaci inutilizzati potrebbero durare, se ben conservati, un anno oltre la scadenza, il 25% oltre 4 anni. L'aspirina addirittura sarebbe efficace fino a 10 anni, mentre sarebbero esclusi anticonvulsivi, anticoagulanti, contraccettivi e tutti i farmaci liquidi. A sostenerlo la Food and Drug Administration, l'ente che autorizza medicinali e cure negli Stati Uniti. Dallo studio emerge anche uno spreco di medicinali pari a circa 2 miliardi l'anno. Sempre a proposito di sprechi, un'altra ricerca sul British Medical Journal punta il dito sulle confezioni. Contengono troppi o troppo pochi farmaci, facile perciò sprecarli. Si tratta evidentemente di notizie che danno luogo a molti interrogativi, tanto che il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, chiede un intervento degli enti regolatori del farmaco, sia a livello europeo con l'EMA che in Italia con l'AIFA, per dare maggiore tranquillità ai cittadini su una materia così delicata. Lo studio commissionato dall'FDA americano sulla scadenza dei farmaci è molto interessante. Questo studio dimostra come la stabilità del prodotto, l'efficacia, dura oltre un anno dopo la scadenza. E questo potrebbe essere sicuramente un motivo di approfondimento anche per le nostre agenzie regolatorie del farmaco, no? L'EMA in Europa e l'AIFA in Italia, per rivedere i criteri con i quali sono stati fissati i termini della scadenza del farmaco, rendendo questo maggiormente disponibile ai cittadini, dando maggiore tranquillità anche agli utenti e insieme a un corposo risparmio. Accanto a questo viene fuori un tema molto interessante, che è quella della dispensazione dei farmaci. Come sappiamo, il farmaco viene prescritto dal medico, che ne definisce in ragione della patologia il numero di somministrazioni giornaliere e la durata dell'intera terapia. Ecco, torna ancora una volta la sollecitazione a ripensare il modello di dispensazione. Utile sarebbe che gli utenti avessero quel numero determinato di compresse o di fiale stabilito dalla posologia del medico, in modo tale da evitare gli eccessi, di evitare gli sprechi, ma soprattutto di migliorare l'aderenza terapeutica.